Incendio nei pressi dell'ospedale di Carbonia. Le fiamme ancora una volta hanno lambito il nosocomio, bruciando le sterpaglie e le poche piante rimaste dopo il grosso incendio divampato 2 anni fa. Autorità per l'energia, nuova delibera. Con la delibera 326 possono considerarsi salve le centrali elettriche della Sardegna, compresa la Grazia Deledda di Portovesme, garantiti approvvigionamenti e posti di lavoro. Brexit. La Gran Bretagna ha deciso addio Unione Europea. Forte preoccupazione tra gli emigrati italiani, da oggi a tutti gli effetti extracomunitari. Nel TG il commento di una giovane di Carbonia emigrata a Londra. Sant'Antioco. Furto in chiesa ai danni di una donna. Mentre pregava le vengono sottratte le chiavi della macchina e successivamente il portafogli con il bancomat. Denunciato a piede libero per furto aggravato un pensionato antiochense. Ben ritrovati su Canale 40, apriamo anche oggi il nostro telegiornale con la cronaca. Inizia l'estate e partono anche i primi incendi, come quello che è divampato stamattina in via Dalmazia a Carbonia. L'incendio ha interessato l'area antistante i palazzoni e solo grazie alla direzione contraria del vento, nonché alla pulizia delle sterpaglie dei terreni circostanti, non ha interessato anche l'area vicino all'ospedale. Solo 2 anni fa un altro analogo incendio nello stesso punto aveva fatto temere per l'incolumità dei malati. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco l'incendio sembrerebbe sotto controllo e la zona messa in sicurezza. Nei giorni scorsi l'autorità sull'energia elettrica e il gas ha adottato una nuova delibera. Si tratta della delibera 326 che riguarda l'approvvigionamento a termine delle risorse per il servizio di dispacciamento in Sardegna. Si tratta di un passo avanti che tiene salve le centrali elettriche della Sardegna, tra cui anche la Grazia Deledda di Portovesme. Per capire meglio di cosa si tratta e quali orizzonti apra, abbiamo raggiunto telefonicamente il deputato del PD, Francesco Sanna. Sentiamo. L'autorità sull'energia elettrica e il gas ha adottato una delibera, precisamente parliamo della delibera 326. Ci sono delle importanti novità che ci riguardano, onorevole? Ma non c'è dubbio, sono novità positive, novità di rasserenazione, diciamo così, rasserenamento del clima un po' plumbeo che si stava vivendo anche a Portovesme, la centrale Grazia Deledda, che i vertici nazionali di Enel minacciavano anche ufficialmente di chiudere perché non c'era più domanda di energia elettrica, diciamo, nel sistema della zona sarda, e quella centrale affermavano aveva dei limiti di competitività con il resto del sistema. L'autorità dell'energia ha dato un'indicazione precisa a Terna che riguarda tutta la Sardegna e ha detto che le 3 grandi centrali elettriche SAP, quindi Portoscuso, Portovesme, la Grazia Deledda, Tana e Fiume Santo, sono centrali importanti nel mantenere il sistema della nostra regione, il sistema elettrico della nostra regione in sicurezza. Noi abbiamo moltissima energia rinnovabile che va e viene nelle emissioni in rete, abbiamo bisogno, per evitare blackout, di un meccanismo che garantisca, diciamo, la stabilità della tensione elettrica. Allora, attraverso questo ragionamento molto tecnico, capisco, si sono trasformate, diciamo, queste esigenze tecniche e tecnologiche in contratti che vedranno impegnate quindi queste 3 grandi aree di produzione, le tradizionali aree di produzione elettrica, con contratti appunto a favore della rete, anche se dovessero venire a mancare clienti importanti, quindi ci sarebbe un cliente che si chiama Terna, ed è il gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale. Quindi potremmo sempre contare sull'approvvigionamento in questo senso? Non solo sull'approvvigionamento, ma sul fatto che queste centrali dovranno rimanere accese, e per rimanere accese hanno bisogno di dipendenti, di tecnici, di ingegneri, di gente che fa la logistica, di carbone che va e viene dal porto di Portovesme. Noi rischiavamo di perdere i 200 posti di lavoro di Enel a Portovesme e altrettanti probabilmente nella logistica, nei sistemi di sicurezza. È stata scongiurata, diciamo, la catastrofe. Insomma, l'abbiamo scampata bella, però guardiamo anche in positivo il fatto che adesso possiamo chiedere anche a Enel un rilancio della centrale, una sua ristrutturazione per migliorarne le performance di rendimento, e quindi speriamo sempre, incrociando le dita, nella ripartenza,
con la trattativa Glencore-Alcoa, che io spero riparta veramente ad ore o al massimo a giorni, che ci sia una nuova richiesta di energia che rilanci quindi anche una prospettiva di investimento sulla infrastruttura di produzione più importante che abbiamo a casa nostra, cioè la centrale Grazia Deledda di Enel. E sempre al deputato Sanna abbiamo chiesto un commento a caldo sul risultato referendario britannico. E parliamo infatti del Brexit. Già in Italia c'è chi parla di proporre lo stesso quesito ai cittadini. Sentiamo. Cosa ne pensa dell'esito britannico del Brexit? E soprattutto c'è già chi in Italia sta pensando a un referendum del genere? Ma intanto oggi è una giornata, diciamo così, di emergenza per le istituzioni dell'Unione Europea, ma è soprattutto una giornata, come dire, di grande tristezza per chi crede nel sogno di una Europa unita, avendo le generazioni più anziane, purtroppo, guardando a chi ha votato per in Inghilterra per l'uscita dall'Unione Europea, ha dimenticato l'Europa della Guerra Fredda, l'Europa delle due guerre mondiali giocate per il predominio sulle risorse europee. Quindi una giornata di grande tristezza. Ma chi parla di uscita dell'Italia dall'Europa non sa secondo me di cosa sta parlando, perché già si vedono i primi segni di un crollo significativo dei valori economici dell'Inghilterra. Le borse sono già crollate a picco dalle prime ore di questa mattina? Non solo la borsa, il valore della sterlina è sceso del 10% ed è una valuta monetaria che non aveva senz'altro bisogno di svalutazione. Abbiamo trasformato 60 milioni di inglesi per il voto, ripeto, di 2 punti percentuali in più, perché la metà dell'Inghilterra voleva rimanere in Europa, sì. Nell'Europa, diciamo, istituzionale. Abbiamo trasformato quei 60 milioni in cittadini extracomunitari e noi lo saremo per loro, quindi il ritorno dei passaporti, dei visti, difficoltà negli investimenti, ma soprattutto quel messaggio che ci viene da quel tipo di voto è che questi non volevano paradossalmente l'Europa sociale. La destra che si è schierata tutta massiccia, quella nazionalista, quella di Falange, diciamo, che purtroppo in Europa è alleata con Grillo, dico purtroppo perché penso che molti elettori grillini non siano d'accordo su questo, però è la destra che vuole mano libera, vuole stipendi bassi, non vuole il welfare, non vuole la sanità pubblica, e noi invece vogliamo l'Europa buona, bella, quella del sogno, senza le guerre, con una forza di dissuasione militare piccola ma comune, politiche comuni fiscali, dove un paese non cerca di fregare l'altro, libertà di circolazione e dunque che girano senza bisogno di passaporto. E dunque una scelta funzionale sicuramente alla destra, alle politiche di destra, tant'è che anche Le Pen in Francia ha già annunciato che ci sarà un referendum del genere in Francia. Beh, intanto bisogna vedere se l'annuncio risponde una convocazione di referendum. Io ricordo che qui ci sono le dimissioni del Premier Cameron, giuste dimissioni secondo me, ma non perché ha perso, perché ha barattato un'iniziativa di referendum appunto sull'appartenenza dell'Unione Europea dell'Inghilterra con un momento di difficoltà politica che lui viveva, insomma. Questo è stato il baratto che gli ha fatto prendere qualche voto in più alle sue elezioni. Noi di politici così, purtroppo, in Europa non ne abbiamo bisogno. E continuiamo a parlare sempre del Brexit. Abbiamo raggiunto via Skype una ragazza dei tanti ragazzi che sono dovuti emigrare in Inghilterra per capire un po' che aria si respira il giorno dopo il referendum e soprattutto per capire cosa cambierà adesso per noi italiani che siamo diventati a tutti gli effetti extracomunitari. Sentiamo. Che aria si respira il giorno dopo del Brexit sia tra gli inglesi che tra di voi comunque stranieri, ora che siete a tutti gli effetti extracomunitari? Allora, di inglesi ci sono molti, ovviamente il voto per rimanere era del 48%, quindi ci sono un sacco di persone che sono molto dispiaciute del fatto che stanno lasciando l'Unione Europea, però ci sono tante altre che appunto il 52% ha votato per lasciare,
che sono felicissime di questa cosa. Infatti mia madre mi stava parlando che al lavoro da lei stavano tutti festeggiando il fatto che se ne sono andati dall'Unione Europea. Noi stranieri siamo completamente disperati, non sappiamo cosa ci accadrà, se ci servirà un visto per rimanere qui, quindi ancora dobbiamo aspettare purtroppo. Quali sono i vostri timori, insomma? Beh, ovviamente qua noi abbiamo tutta la nostra vita, però non abbiamo paura di spostarci di nuovo, abbiamo lasciato la nostra Italia, lasceremo anche l'Inghilterra se dobbiamo. Quindi vedremo. È stato denunciato dai carabinieri un pensionato di 47 anni a Sant'Antioco. Sentiamo perché nel servizio. È stato denunciato dai carabinieri della stazione di Sant'Antioco un pensionato di 47 anni residente nel centro lagunare per aver rubato le chiavi della macchina a una signora che pregava nella chiesa di San Pietro e averle sottratto il portafogli e di conseguenza il bancomat dall'auto, riuscendo così a prelevare dalla banca più vicina una cifra di 600 euro. La vittima, accortasi del furto, è andata subito dai carabinieri, i quali hanno scoperto del prelievo e grazie alle videocamere di sorveglianza sono riusciti a identificare l'autore del furto. L'uomo messo di fronte ai fatti ha confessato, ha restituito la carta bancomat da lui gettata nella spazzatura e consegnato la somma rimasta da ciò che aveva prelevato, ovvero 400 euro. La carta è stata poi sottoposta a sequestro probatorio. Dopo gli arresti dello scorso dicembre, quando finirono in manette due operai di Domus Novas, si sono chiuse le indagini portate avanti dall'ispettorato forestale di Iglesias, guidate dal comandante Alberto Sattanino, sull'attività appunto di contrasto al bracconaggio e alla fabbricazione artigianale di armi da caccia. L'operazione, denominata Amigus e Fusili, ha riguardato i reati di fabbricazione clandestina di armi e coltivazione di sostanze stupefacenti che avrebbero coinvolto diverse persone del Sulcis. E adesso un appuntamento per il 25 e 26 giugno a Villa Massargia, dove si terrà la prima edizione di Tempi dell'Arte, Festa della Comunità 2016. Evento nato dalla collaborazione tra l'amministrazione comunale e un comitato spontaneo di volontari. La manifestazione inizierà alle 10 e durerà per tutto l'arco della giornata. Tra gli invitati anche la scrittrice Michela Murgia. Arriviamo ora alla pagina dello sport. Anche oggi Renato Scanu ci illustrerà gli ultimi aggiornamenti di mercato in casa Cagliari Calcio. Il rilancio del Cagliari per Antonio Barreca ha spiazzato tutti, a partire dal Torino, che ora entro la mezzanotte di domani dovrà presentare la sua offerta per il controriscatto, mettendo sul tavolo il milione del Cagliari e qualche altra centinaia di migliaia di euro. Una specie di premio di valorizzazione per un giocatore che era quasi scomparso nel girone di ritorno. Ma oltre a Barreca c'è da risolvere la soluzione dei prestiti di Victor Ibarbo e Dujail Chop. Per il colombiano dovrebbe essere quasi fatto per il passaggio al Panathinaikos con la formula del prestito oneroso di un milione con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Per il croato invece pareva certo il riscatto da parte del Malaga, pronto a versare i 3 milioni previsti per l'accordo della scorsa estate, ma la mancata conferma in panchina del tecnico Javi Garcia ha interrotto le trattative. Non è da escludere che Chop, ora in ritiro in Francia con la sua nazionale croata, alla fine possa rientrare al Cagliari per essere valutato da mister Rastelli. Ieri intanto sono state gettate le basi per il futuro di Simone Colombi. Il portiere fresco sposo è stato riscattato dal Carpi, dove è sbarcato nella seconda metà della passata stagione, dopo i primi mesi trascorsi a Palermo. Intanto Simone Benedetti verrà riscattato dall'Entella, società a cui il Cagliari aveva ceduto in prestito il giocatore durante il mercato di gennaio e dove ha messo insieme 6 presenze. Rientrato al mittente Alberto Cerri, di proprietà della Juventus, che ora verrà girata ad una società cadetta, Cesena ed Avellino in prima fila. Più contrastata la separazione dal colombiano André Tello. Il Cagliari avrebbe voluto tenerlo in rossoblù, anche lavorando per un acquisto a titolo definitivo, ma il parere del giocatore è stato decisivo per il trasferimento dalla Juve all'Empoli. Infine il portiere brasiliano Rafael torna al momento al Verona, ma il DS Capozzucca lo tiene sotto controllo per un'eventuale richiamata qualora Alessio Cragno, fresco di rinnovo fino al 2020, chiedesse di essere di nuovo ceduto. Nessun problema invece per il rientro nell'isola del gioiellino Nicolò Barella. Dopo i 5 mesi di Como rientra alla base per essere la prima alternativa a João Pedro come trequartista. Intanto manca solo l'annuncio ufficiale, ma Simone Paduin è un giocatore del Cagliari. Ieri un altro passo in avanti con le visite mediche effettuate e superate senza problemi a Villa Stewart. Il suo arrivo è previsto per l'inizio della prossima settimana con la firma sul contratto e la presentazione alla stampa. Con lo sport finisce qui il nostro TG, ma rimanete con noi per il meteo per Noas in corso. Grazie per averci seguito, arrivederci.
Previsioni per sabato 25 giugno. Bel tempo e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno dal nord-ovest con intensità di 20 km orari, possibili raffiche fino a 26 km orari. Temperature minime comprese tra 18 e 22 gradi e massime comprese tra 25 e 35 gradi.